Salve a tutti e benvenuti su Qui Squiglie Musicali. In verità questo è un format, programma, rubrica, chiamiamola un po' come vi pare, che avevo ideato quasi un anno fa, se non addirittura più di un anno fa, ma che ho dovuto interrompere causa forse maggiori, causa varie ed eventuali. Ora riprenderò e fondamentalmente su cosa si basa Qui Squiglie Musicali? Fondamentalmente appunto vi parlerò di musica, ma intesa come consigli musicali che possono variare sia dai capisaldi del rock, del metal e di qualsiasi altro genere di cui più o meno dimistichezza, sia una disamina delle nuove uscite o anche di magari se avrò un po' più di tempo monografie. Detto questo, comunque vi voglio consigliare e non consigliare due dischi. Un disco assolutamente da avere, un disco assolutamente da possedere, da ascoltare più e più volte, non è esattamente una nuova proposta, o meglio, il disco sì, perché è uscito il 6 di giugno. La band in questione invece è in auge, o meglio, è tornata in auge negli ultimi 7-8 anni. Ma stiamo parlando comunque dei Night Ranger con High Road. I Night Ranger sono uno di quei gruppi anni 80 che hanno iniziato ad avere appunto un buon seguito 30 anni fa. Poi, come la stragrande maggioranza dei gruppi hard rock, negli anni 90 si è visto spazzare via dallo tsunami e grunge, e anche se vogliamo anche per un po' di dissidi e sfortune interne, salvo poi verso la metà dei primi anni 2000 riformarsi, ritornare in carreggiata e continuare, ricominciare a fare, a pubblicare album niente male. Anche questo High Road è un ottimo album di hard rock. Ovviamente non è che potevano inventare chissà che cosa, però è bellissimo sentire un hard rock ovviamente con tinte molto anni 80, ma prima di tutto ben prodotto, ha un sound bello robusto e paradossalmente anche fresco, appunto non c'è originalità nelle composizioni, però sono talmente ben suonate, strutturate e anche ideate che è un piacere sentirle, non c'è fondamentalmente nessun punto debole. Chi è appassionato di hard rock lo riascolterà almeno 3, 4, 15 volte in un mese. Questo poco ma sicuro, almeno, quindi significa un giorno sì, un giorno no, minimo. Su Spazio Rock l'ho valutati come molto molto buoni, ho dato un 8, sono abbastanza stringato di voti io personalmente. Il non consiglio, o meglio, il consiglio che vi voglio dare per i dischi da evitare, purtroppo riguarda i Seether. Chi sono i Seether? Molti diranno chi? Sono quelli di Broken, canzone di oramai una decina d'anni fa che vedeva la collaborazione di Emily degli Evanescence, o Evanescence, a seconda di come li volete chiamare. E poco altro, almeno i loro dischi hanno avuto il pregio di avere quei due singoloni che andavano, che erano perfetti per la radio, che sono perfetti per la radio, e il resto non si sa, cioè nulla che infastidisca troppo l'ascoltatore, però al tempo stesso nulla che ti rimanga in mente per così tanto tempo, della serie finita una canzone parte l'altra già ti sei dimenticato quella precedente. L'album in questione è uscito il 1 luglio ed è si intitola Isolate and Medicate, è fondamentalmente la fotocopia o la minestra riscaldata, come l'ha chiamata Riccardo Coppola nella recensione di Spazio Rock, che la band sudafricana sta proponendo da 15 anni a questa parte. Infatti, a parte il scusate la ripetizione, comunque se si esclude il debutto
ormai appunto 15 se non più anni fa, hanno continuato a proporre la stessa cosa, quasi gli stessi quattro accordi, senza innovarsi o comunque senza cercare di variare un po' quello che alla fine è il loro genere. Paradossalmente, mentre per fare un parallelismo magari un po' forzato, però per spiegarvi bene, mentre i Night Ranger ok, fanno hard rock anni 80, gli stilemi, i punti cardine sono quelli e non si schiodano da quelli, però riescono a imbastire delle canzoni che sono orecchiabili, sono, te le riesci a canticchiare, sono belle comunque, non stancano, ecco. I Seether non riescono col loro post grunge, a parte appunto quelle due o tre canzoni buttate lì che ti rimangono un poco in mente oppure che ti fanno scuotere un attimo la testa, ci sono, però sono tre. Tra l'altro, l'aggravante di questo nuovo album è che è il più corto, il più breve di tutta la loro discografia, non arriva a 40 minuti, quindi si è fatto attendere anche un poco, quindi è anche dal punto di vista a livello quantitativo e a livello qualitativo non ci siamo proprio, non ci siamo per niente. Dovrebbero, secondo me, personalmente dovrebbero riprendere quella che è stata la grandissima idea di qualche anno fa di One Cold Night, cioè riproporre i pezzi del loro repertorio in chiave acustica, perché rendono tantissimo e anzi ci guadagnano anche tantissimo come interpretazione, come atmosfera. Sembrano veramente pezzi di tutt'altra caratura. E non sto parlando solo dei singoli, non sto parlando delle capacità dei Seether di interpretare cover come per esempio Immortality, sempre di One Cold Night, o di You Know You're Right di Nirvana, che fino a qualche anno fa riproponevano puntualmente in sede live, che erano delle cose eccezionali. Parlo appunto di tutta la discografia, anche del pezzo meno riuscito, del pezzo loro meno ispirato, in chiave acustica rende tantissimo. Dovrebbero, secondo me, prendere in considerazione quella via di fuga, almeno per riprendersi un po' qualitativamente, per fare un qualcosa, uno, di diverso, due, per tentare di, non dico tornare, di avere un aspetto qualitativo che al momento non hanno. Quindi hard rock non è hard rock contro post grunge, ma è un ottimo album, che in questo caso sono appunto i Night Ranger con High Road, valutazione che ho dato su Spazio Rock 8, e continuo a non pentirmi minimamente del voto comunque alto, è da avere assolutamente, mi pare sì, della Frontiers Records, quindi riuscirete a trovarlo senza troppi problemi. E se volete evitare, a meno che non siete degli appassionatissimi dei Seether, questo Isolate and Medicate album, c'è molto di meglio in giro e c'è anche di meglio nella loro discografia. Detto questo, vi saluto, ci sentiamo alla prossima con altri consigli, altre quisquiglie musicali, altre divagazioni sul tema. Ciao a tutti da Andrea Mariano, Rock and Roll.